sta con le stagliette. Prova, funziona, ok. Allora, Cronache Laiche nasce appunto, come diceva Gianluca, ma si sente? Sì. Nasce come blog nel 2008, un anno dopo circa diventa un sito e alla fine l'abbiamo registrato a giugno dello scorso anno come testata giornalistica online. La redazione al momento è costituita da 22 redattori che sono tutti volontari, compresa la sottoscritta, e diciamo, per passione portano avanti un progetto comune che è quello di dare spazio a tematiche che sono taciute dalla stampa nazionale e abbastanza pressate dalla politica. Tant'è che la laicità è un concetto abbastanza scontato in tutte le democrazie europee, per cui non ci sarebbe neanche bisogno di fondare un giornale a contenuti laici, mentre in Italia non è così, e questo per un paio di millenni di condizionamenti dello Stato Vaticano che ci abita in casa, dai quali comunque non riusciamo a uscire. Vorrei fare una precisazione sul termine laicità, proprio perché da noi viene abbastanza confuso, anche in modo un po' fazioso, con l'anticlericalismo o con l'ateismo. In realtà non è la stessa cosa. Per quanto ci riguarda, noi utilizziamo la definizione più antica di laicità, che è quella che viene dal termine greco laikos, che significa del popolo, quindi un contenitore in cui possono convergere i diritti di tutti i cittadini a patto che non vadano a scapito di quelli degli altri. Per cui, per quanto ci riguarda, la laicità è un contenitore inclusivo e non esclusivo. Curioso è che anche il Papa e comunque la Chiesa si arroghino il diritto di parlare di laicità, e c'è una dichiarazione di Ratzinger che leggerei, che ha fatto lui nell'occasione del Cortile dei Gentili, che è la struttura di dialogo tra credenti e non credenti. Il Papa ha dichiarato: le religioni non possono aver paura di una laicità giusta, di una laicità aperta che permette a ciascuno di vivere ciò che crede secondo la propria coscienza. Allora, intanto qui c'è un giochetto lessicale un po' maldestro, che è quello di aggettivare la laicità, perché non esiste una laicità giusta né aperta, così come non esiste una laicità chiusa o ingiusta. Chiaramente il Papa per laicità giusta intende quella che non si oppone ai privilegi economici e legislativi della Chiesa, mentre quella ingiusta viene propugnata da chi lavora o crede che Stato e Chiesa debbano essere separati. Però in realtà in questa frase c'è una verità, ed è che le religioni non devono aver paura della laicità, perché la laicità non entra nella sfera delle scelte personali o intime delle persone, proprio perché cerca di stabilire delle regole di minima convivenza civile nelle quali possono rientrare tutti. Tant'è che la laicità ha delle forti comunanze con il concetto di democrazia, perché la democrazia è l'assetto democratico è l'unico che possa garantire i diritti di tutti, e quindi la rappresentatività di tutti i cittadini, con il concetto di libertà, intesa come libertà di agire secondo la propria coscienza, a meno che questa chiaramente non impatti l'altra libertà, e con il concetto di rispetto per ogni visione della vita, perché non esiste una a priori che possa essere o che sia favorita rispetto alle altre. Quindi questo è diciamo il nostro stile di lavoro. Per noi la laicità non è un argomento, ma un metodo, comunque un approccio che mettiamo nel lavoro. Tant'è che spesso sul giornale che è online, se non parliamo di chiesa o di religione, ci sono vari commenti che dicono: ma questo che c'entra con la laicità? Questa è una cosa, tra l'altro, che ho scritto anche nell'introduzione del libro. In realtà
vista in questo modo, quindi come approccio e non come argomento, si potrebbe paradossalmente parlare anche di calcio. Abbiamo parlato di calcio, i calciatori, come si chiamano? I calciatori dei fedeli di Gesù. I fedeli di Gesù. Sì, è vero. Allora, il libro contiene i nostri migliori articoli e le inchieste del 2011, che è stato un anno abbastanza particolare perché ha segnato la fine del regime berlusconiano, l'esplodere, diciamo, della crisi finanziaria e il passaggio a un governo tecnico che dovrebbe tirarci fuori dalla crisi. In realtà i 17 anni quasi ininterrotti di Berlusconi hanno dato un fortissimo imprinting a quelle che sono le nostre tematiche, cioè le tematiche laiche, perché Berlusconi ha e il suo governo da una parte hanno calpestato proprio i fondamenti della democrazia e dell'etica istituzionale e dall'altra invece hanno rincorso spasmodicamente il consenso del mondo cattolico che è molto presente in Parlamento. L'unione, diciamo, tra questi due mondi è stata quella del perdono, del perdono degli scandali di letto dell'ex presidente del Consiglio, che lui ha chiesto non in via personale, ma mettendo sul piatto della bilancia i diritti e i soldi di tutti i cittadini, quindi finanziamento a pioggia alle scuole cattoliche, portare in Parlamento la discussione di leggi quali quella contro e non per il testamento biologico e un ostracismo antiscientifico per quanto riguarda l'aborto chimico, per esempio la pillola RU486 che è arrivata in Italia con più di 20 anni di ritardo e la contraccezione di emergenza. Tuttora viene somministrata. E tuttora, infatti, sì, e tuttora ci sono problemi per la somministrazione, che infatti è regionale, molte regioni peraltro si sono ribellate, tipo il Piemonte, Coda. Tre giorni di ricovero. Sì. Sì, ma quello è un modo per pagare un peccato, no? Perché infatti in quell'occasione quello che dicevano le gerarchie ecclesiastiche e anche parte del Parlamento era che abortire non può essere come bere un bicchiere d'acqua, quindi una donna che abortisce deve comunque scontare un peccato, questo è il con dolore, cioè anche perché nella regione cattolica il dolore è l'unica forma di espiazione e di salvezza. E il libro è diviso in quattro sezioni che concentrano di fatto il lavoro che poi svolgiamo quotidianamente. I temi comunque del 2011 arrivano pari pari nel 2012 perché nessuno di questi è stato risolto o quantomeno affrontato, quindi per quanto riguarda i diritti civili e quindi dalle coppie di fatto alle unioni omosessuali o il testamento biologico non sono interesse di questo governo, quantomeno pare, e quindi stanno ancora, diciamo, nel limbo. Altri temi sono stati minimamente affrontati o quantomeno si è fatto finta ad affrontarli, come per esempio quello dell'ICI sui beni ecclesiastici ad uso commerciale. Lì Monti ha dato una, diciamo, una sorta di definizione che ha lasciato tutto come era prima, però dovrebbe forse impedirci, ma non è detto, di fermare la procedura di infrazione dell'Europa contro l'Italia per aiuti indebiti al Vaticano, ma la sostanza è sempre la stessa, cioè gli immobili ecclesiastici che producono reddito di fatto, cioè scuole, ospedali e alberghi, continuano a non pagare l'ICI. Un altro tema che ci portiamo dietro da 20 anni, quindi non è solo il 2011, non sarà il 2012 e chissà quando mai verrà in qualche modo affrontato o risolto, è quello dell'attenzione verso la scienza e la divulgazione scientifica, che in ogni paese civile si fa con lo stanziamento di fondi e un'informazione mirata. Noi siamo talmente indietro anche da questo punto di vista che il nostro è un paese con forti sacche di superstizione e ricorso alle pseudoscienze. Basta pensare che in Italia ci sono 150.000 astrologi. L'astrologia non è una scienza, non ha alcun fondamento razionale né scientifico, eppure da noi è su tutti i quotidiani, voglio dire, c'è l'oroscopo, insomma, anche sul più serio, quindi
questo dà un po' il metro della, della situazione. L'informazione, tra l'altro, deficita in Italia sulla maggior parte di questi temi. Basta che pensiamo alla, quando è scoppiata la bomba appunto dell'ICI sugli immobili, per cui i cittadini vessati da tagli, pensioni e tassazione, diciamo, superiori, hanno cominciato a invocare una giustizia fiscale anche per la Chiesa. Lì anche Repubblica, che è un quotidiano che insomma con forti radici laiche, non ha fatto altro che pubblicare in varie giornate una serie di inserti sull'esenzione dell'ICI di tutte le associazioni non profit, arrivando a dire che anche Emergency ha un appartamento in centro a Roma su cui non paga l'ICI, come se si potesse paragonare il patrimonio immobiliare della Chiesa con quello di Emergency o di un'altra, con un appartamento di Emergency. Diciamo il massimo della disinformazione su questi temi e quindi sulla commistione economica tra Stato e Chiesa è sulla gestione dell'8 per mille. La Chiesa prende l'80% del gettito dell'8 per mille tutti gli anni, che è pari circa a 1 miliardo di euro, contro il 35% delle preferenze. Ora, come tutti sappiamo, ognuno di noi può firmare per lo Stato o per 6 confessioni religiose, e sarebbe interesse dello Stato quello di informare i cittadini su come viene effettuato il calcolo e la distribuzione, visto che poi è lo Stato per primo che ci rimette. In realtà io non ho mai visto su un giornale e neanche sui canali ufficiali della RAI spiegare ai cittadini che chi non firma non è che si rifiuta di fare una scelta, ma si rimette alle scelte degli altri, ossia le non scelte vengono redistribuite in percentuale sulle scelte, per cui si arriva all'assurdo appunto che, partendo da un 35% di preferenze, la Chiesa Cattolica arrivi all'80% del gettito dell'8 per mille. Un altro argomento al quale abbiamo dedicato una sezione è quello che va, diciamo, alle radici dell'ingerenza clericale nella vita del paese, ossia la dottrina della Chiesa, l'evangelizzazione da una parte, quindi il dogma, e gli abusi che la Chiesa Cattolica ha perpetuato per circa 2000 anni, tra i quali i peggiori sono quelli a carico dell'infanzia, quindi la pedofilia nel clero, che risulta anche oggi impunita e soprattutto in Italia. Questo è un altro argomento che non si esaurisce con il 2011 e speriamo che, insomma, prima o poi in qualche modo se ne verrà a capo, ma poi di questo parlerà Federico Tulli, che è il nostro esperto di pedofilia.